Salve amici, oggi parliamo di matrice extracellulare, eh, ormai ne parlo spesso di questa matrice extracellulare, di questo di nostro tessuto connettivo, di questo, di, dello spazio che abbiamo fra le cellule che noi dovremmo veramente tenere pulito questo spazio, diciamo, eh, extracellulare. Perché noi siamo fatti di cellule, eh, queste, ovviamente queste, questa matrice, eh, purtroppo, tende spesso e volentieri, se non la trattiamo bene, ad acidificarsi, a riempirsi di tossine. Eh, perché ovviamente noi dobbiamo pensare che abbiamo un letto eh, capillare, eh, è sotto un letto venoso, è un, un letto linfatico, e quindi noi abbiamo una, da questa, dai capillari, quindi arrivano, possono arrivare tossine. Come le tossine possono arrivare dalla, da, da un metabolismo cellulare che cambia, che ovviamente molto spesso ho parlato di disfunzione mitocondriale, quindi la cellula cambia tipo di metabolismo e quindi va verso un metabolismo più lattacido, quindi libera acido lattico, rilascia ioni H, quindi questa matrice si acidifica. Eh, e quindi ovviamente eh, poi ovviamente con compromissione di quella che è la struttura della matrice extracellulare, del collagene, di tutte le altre proteine che compongono il connettivo, e quindi ovviamente si hanno delle problematiche vere e proprie perché il tessuto di sostegno le, eh, viene, inficiato anche, viene inficiato poi anche lo, se la matrice diventa dice, dice, diciamo acida piena di tossine diventa anche difficile lo scambio di nutrienti e di sostanze a livello anche cellulare la cellula va in carenze, ehm, diciamo, di, di micronutrienti e tutto il resto. Quindi, vedete come si complica tut, tutto questo? Tutto questa situazione. Poi, come spesso io, siccome mi occupo di fibromialgia. Eh, ovviamente se si acidifica questa matrice extracellulare possono arrivare anche, perché nella matrice extracellulare ci sono i nocicettori, i recettori del dolore, e quindi eh, se si acidifica, quindi, eh, di, eh, quindi diventa una matrice extracellulare da pasta da sol a gel, quindi diventa una palude vera e propria, e questi nocicettori cominciano a scaricare verso l'altro, il sistema nervoso centrale, impulsi, eh, e quindi il sistema nervoso centrale risponde con impulsi eh, dolorosi e quindi ovviamente si hanno anche dolori, anche dolori diffusi quando avviene questo processo di, diciamo, di eh, gelificazione della matrice. Quindi, è estremamente importante questo concetto, non può essere oggi tralasciato. Come oggi, io spesso parlo di salute endoteliale, ma, ma, ma parliamo anche di salute della matrice extracellulare, perché oggi non parlare di queste cose. Rimaniamo un po' indietro, quindi dobbiamo cercare anche di fare, siccome ho parlato pure di un letto linfatico, la nostra, la, i, nostri, i nostri vasi linfatici. A volte, perché siamo troppo sotto stress, a volte il nostro, questi vasi linfatici vengono, eh, diventano sempre più. Eh, si ha una vasocostrizione perché il, il tono ortosimpatico eh, va a determinare vasocostrizione. Quindi, in pratica, la, la, il nostro sistema linfatico dovrebbe drenare queste tossine al di fuori, non, non lo può fare bene. E quindi, anche nel dimagrimento, succede che quando mh, succede un, un inghippo quando la matrice extracellulare eh, è, 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 è diventata mh, un, una sorta di palude perché ovviamente eh, noi pensiamo alle cellule adipose che ovviamente eh, rilasciano tante, tante tossine ma ovviamente queste, poi, queste tossine se non riescono a defluire nella e a, a andare via attraverso eh, le, i nostri vasi linfatici ovviamente il dimagrimento è come se si bloccasse no in qualche modo uso dei termini molto semplici come il mio solito il mio solito fare perché utilizzo un linguaggio molto semplice anche se qui ci vorrebbe ci vorrebbero ore e ore per spiegare tutto questo processo ma spero di essere stato chiaro di prenderci cura della nostra matrice che sta cellulare se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace puoi condividerlo sui, mh, con Altre persone che magari in questo momento non hanno bisogno di queste proprio di queste spiegazioni, no? E poi seguirmi sui vari social Facebook, YouTube e Instagram, ciao!